L'Inter rimane in battuta in campionato e vince una trasferta molto molto difficile perché lì da loro ad Empoli non era assolutamente facile, ma poteva sicuramente segnare di più. 0-1 contro l'Empoli, una bella bella partita decisa da un super gol, da un super mancino di Di Marco. Andremo a parlare di questo video, prima di tutto like, commenti, iscrizioni, condivisioni e campanellina che sono delle cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco e con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi, quindi aspettate, fatelo, se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Allora, l'Inter che domina, l'Empoli non mi è piaciuta neanche questa gara, comunque con Andrea Zoli devono ancora ambientarsi. E ci può anche stare, ma comunque anche questa gara la perdono, fanno 5 su 5, perdono, ormai un Empoli irriconoscibile, ripeto, oggi si è fatto vedere in qualche occasione, ma veramente anche oggi male male, solo Inter che in questa gara non è stata incisiva assolutamente, però almeno si porta la vittoria a casa, 0-1 con un super gol di Di Marco che si inventa una prodezza anche senza guardare, ci arriva da calcio d'angolo, boom, una botta sotto l'incrocio, imprendibile per Berisha, 1-0. Ha sprecato sicuramente tante altre occasioni, l'Inter potevano segnare sicuramente più di un gol, potevano fare anche 4 gol, però dettagli, dettagli, al momento l'Inter la vedo favorita, almeno per ora, eh. Se continuano a giocare così, sono i favoriti indiscussi per la vittoria del campionato. È finita ora in questo momento. Veramente squadra che gioca a memoria. Lasciamo stare la partita contro la Real Sociedad perché una partita storta capita a tutte le squadre. È normale, ma a parte quello giocano a memoria. Cioè, i sincronismi di gioco ormai li hanno imparati. Cioè, veramente. Sono una squadra ben messa in campo da un grande allenatore come Simone Inzaghi, veramente. Oggi ne vince un'altra e va a 15 punti in 5 gare. Primo per ora, solo, come si può vedere. In attesa che giochino il Napoli e tante altre. Ma comunque veramente se l'Inter continua così, difficilmente, difficilmente è fermabile. Che squadra, che squadra. Zitti zitti, dopo 5 giornate, 15 punti, le hanno vinte tutte prime da soli, solissimi. Primi da soli, solissimi là davanti. Zitti zitti, e se continuano così, non ce n'è per nessuno. Comunque questo è il mio post partita di Empoli 0-1 Inter, se volete ditemi la vostra su questo documento, lasciate like, commenti, iscrizione, condivisione e campanellina, e noi ci becchiamo con un prossimo video, dopo con Atalanta, Cagliari e Udinese, Fiorentina. Cioè ragazzi, interisti e non ditemi la vostra, sarete sicuramente felicissimi, perché questo Inter in campionato vi sta facendo gioire. Ciao.